Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, ci sentiamo avvolti in questo giorno di festa dalla misericordia di Dio, che tutti ci unisce col suo Santo Spirito e fa di noi la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che egli si è acquistato, affinché possiamo cantare le opere meravigliose che lui compie per noi. Anche in Carlo Acutis, che oggi proclamiamo beato, ammiriamo e riconosciamo l'opera dello Spirito Santo, che l'ha reso autentico testimone della carità di Cristo, nutrendosi di lui ogni giorno nella Santa Eucaristia. Disponiamoci all'ascolto della parola di Dio e alla partecipazione al sacrificio di lode, implorando il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Padre Cardinale Agostino, la chiesa di Assisi, Nocera Umbra Gualdo Tadino, ha umilmente chiesto al Sommo Pontefice Francesco di voler iscrivere nel numero dei Beati il venerabile servo di Dio Carlo Acutis. Il venerabile servo di Dio Carlo Acutis nacque a Londra il 3 maggio 1991 da genitori italiani Andrea Acutis e Antonia Salzano, che si trovavano nella capitale britannica per motivi di lavoro. Venne battezzato il 18 maggio nella chiesa di Our Lady of Dolors a Londra. Il 16 giugno 1998 ricevette la prima comunione, in anticipo rispetto all'età consueta. Il 24 maggio 2003 ricevette il sacramento della cresima nella parrocchia di Santa Maria Segreta a Milano. A 14 anni frequentò il liceo classico presso l'Istituto Leone XIII di Milano. Con l'aiuto di uno studente di ingegneria informatica iniziò a occuparsi del sito internet della parrocchia di Santa Maria Segreta. Progettò anche il nuovo sito internet per il volontariato dell'Istituto Leone XIII e il sito internet della Pontificia Accademia Cultorum Martyrum. Amava trascorrere la maggior parte delle sue vacanze ad Assisi in una casa di famiglia dove iniziò a conoscere San Francesco. In lui ammirava l'amore per Gesù, il rispetto per il creato e la dedizione ai più poveri. Grazie all'esempio del poverello compì numerose opere di carità a favore dei bisognosi, dei senza tetto, degli esteri comunitari, che aiutava con i soldi risparmiati dalla sua paghetta settimanale. Celebre la sua frase: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Infatti l'Eucaristia è la sintesi della sua spiritualità e il centro di tutta la sua esistenza trascorsa nell'amicizia con Dio. L'altra grande colonna della sua spiritualità era la Vergine Maria. Si consacrò più volte a lei e recitava ogni giorno il rosario. Nell'ottobre 2016 si ammalò di leucemia. Pochi giorni prima del ricovero aveva offerto la sua vita a Dio, per il Papa, per la Chiesa e per andare dritto in paradiso. Da quel giorno la sua fama di santità e di segni è andata crescendo in tutto il mondo. Per suo espresso desiderio è voluto rimanere ad Assisi anche dopo la morte. Il 5 luglio 2018 Papa Francesco lo ha dichiarato venerabile e il 5-6 aprile 2019 i suoi resti mortali sono stati traslati nel Santuario della Spugnazione, chiesa di Santa Maria Maggiore di Assisi. La sua parabola terrena si concluse nella notte tra l'11 e il 12 ottobre 2006. Per incarico di Sua Santità Papa Francesco, do lettura della lettera apostolica con la quale il Sommo Pontefice ha iscritto nel numero dei Beati il venerabile servo di Dio Carlo Acutis. C'è in italiano. Lettera apostolica di Papa Francesco. Noi, accogliendo il desiderio del nostro fratello Domenico Sorrentino, arcivescovo vescovo di Assisi, Nocera Umbra Gualdo Tadino, di molti altri fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile servo di Dio,
Carlo Acutis laico, che con l'entusiasmo della giovinezza coltivò l'amicizia con Gesù, mettendo l'Eucaristia e la testimonianza della carità al centro della propria vita, d'ora in poi sia chiamato beato e che sia celebrato ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto, il 12 ottobre, giorno della sua nascita al cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dato a Roma, al Laterano, il 10 settembre dell'anno del Signore 2020, ottavo del nostro pontificato. Francesco, Papa. Giriamo verso la reliquia. La reliquia del cuore. Bello. Guardi la mamma, poverina. Possiamo salutarli dopo?
la chiesa che è in Assisi, in Nocera Umbra, Gualdo Tadino, devotamente grata e riconoscente al successore dell'Apostolo Pietro, Papa Francesco, rende grazie al Padre di Gesù Cristo e Padre nostro, al Dio tre volte santo, ed innalza l'inno di lode per aver proclamato beato il venerabile servo di Dio Carlo Acutis. Oh.
Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grosse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamoci per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Per sempre nella tua
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere. Farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Io sono la vera vite, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo recide, e ogni tralcio che porta frutto lo monda, perché porti maggior frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunciata. Rimanete in me come io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così nemmeno voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me ed io in lui,
questi porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se qualcuno non rimane in me, è gettato fuori come il tralcio e si dissecca, poi li si raccoglie e li si getta nel fuoco e bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete pure quello che volete e vi sarà fatto. In questo è stato glorificato il Padre mio, che voi portiate molto frutto e diventate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia giunga alla pienezza. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il padrone. Vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l'ho fatto conoscere. Non voi avete eletto me, ma io ho eletto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome ve la dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Con queste parole che abbiamo ascoltato dal Vangelo di Giovanni, Gesù, nell'ultima cena, si rivolge ai suoi discepoli e li esorta a rimanere uniti a lui come i tralci alla vite. L'immagine della vite e dei tralci è molto eloquente per esprimere quanto sia necessario per il cristiano vivere in comunione con Dio. La sua forza sta proprio qui, avere con Gesù un rapporto personale, intimo, profondo, e fare dell'Eucaristia il momento più alto della sua relazione con Dio. Cari fratelli e sorelle, noi oggi siamo particolarmente ammirati e attratti
dalla vita e dalla testimonianza di Carlo Acutis, che la Chiesa riconosce come modello ed esempio di vita cristiana, proponendolo soprattutto ai giovani. Viene spontaneo domandarsi che cosa aveva di speciale questo ragazzo di appena 15 anni. Ripercorrendo la sua biografia, troviamo alcuni punti fermi che lo caratterizzano già umanamente. Era un ragazzo normale, semplice, spontaneo, simpatico. Basta guardare la sua fotografia. Amava la natura e gli animali, giocava a calcio, aveva tanti amici suoi coetanei, era attratto dai mezzi moderni della comunicazione sociale, appassionato di informatica e da autodidatta costruiva programmi, come ha detto Papa Francesco, per trasmettere il Vangelo, per comunicare valori e bellezza. Aveva il dono di attrarre e veniva percepito come un esempio. Fin da bambino, ce lo testimoniano i suoi familiari, sentiva il bisogno della fede ed aveva lo sguardo rivolto a Gesù. L'amore per l'Eucaristia fondava e manteneva vivo il suo rapporto con Dio. Diceva spesso Carlo: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Ogni giorno partecipava alla Santa Messa e rimaneva a lungo in adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Carlo diceva: si va dritti in paradiso se ci si accosta tutti i giorni all'Eucaristia. Gesù era per lui amico, maestro e salvatore. Era la forza della sua vita e lo scopo di tutto ciò che faceva. Era convinto che per amare le persone e fare loro del bene bisogna attingere l'energia dal Signore. E in questo spirito era molto devoto della Madonna. Suo ardente desiderio, inoltre, era quello di attrarre quante più persone a Gesù, facendosi annunciatore del Vangelo, anzitutto con l'esempio della vita. E fu proprio la testimonianza della sua fede che lo spinse con successo ad intraprendere un'opera di evangelizzazione assidua negli ambienti che frequentava, toccando il cuore delle persone che incontrava e suscitando in esse il desiderio di cambiare vita e di avvicinarsi a Dio. E lo faceva con spontaneità, mostrando col suo modo di essere e di comportarsi l'amore e la bontà del Signore. Straordinaria, infatti, era la sua capacità di testimoniare i valori in cui credeva, anche a costo di affrontare incomprensioni, ostacoli e talvolta perfino di essere deriso. Carlo sentiva forte il bisogno di aiutare le persone a scoprire che Dio ci è vicino e che è bello stare con Lui per godere della sua amicizia e della sua grazia. Per comunicare questo bisogno spirituale si serviva di ogni mezzo, anche dei mezzi moderni della comunicazione sociale, che sapeva usare benissimo, in particolare Internet, che considerava un dono di Dio e uno strumento importante per
per incontrare le persone e diffondere i valori cristiani. Questo suo modo di pensare gli faceva dire che la rete non è solo un mezzo di evasione, ma uno spazio di dialogo, di conoscenza, di condivisione, di rispetto reciproco, da usare con responsabilità, senza diventarne schiavi e rifiutando il bullismo digitale. Nello sterminato mondo virtuale bisogna saper distinguere il bene dal male. In questa prospettiva positiva incoraggiava ad usare i mass media come mezzi a servizio del Vangelo per raggiungere quante più persone possibili e fare loro conoscere la bellezza dell'amicizia col Signore. A questo scopo si impegnò ad organizzare la mostra dei principali miracoli eucaristici avvenuti nel mondo, che utilizzava anche nel fare catechismo ai bambini. Era molto devoto della Madonna, recitava ogni giorno il rosario, si consacrò più volte a Maria per rinnovarle il suo affetto e per impetrare la sua protezione. Preghiera e missione, dunque, sono questi i due tratti distintivi della fede eroica del beato Carlo Acutis, che nel corso della sua breve vita lo portò ad affidarsi al Signore in ogni circostanza, specialmente nei momenti più difficili. Con questo spirito visse la malattia, che affrontò con serenità e lo condusse alla morte. Carlo si abbandonò tra le braccia della provvidenza e sotto lo sguardo materno di Maria ripeteva: «Voglio offrire tutte le mie sofferenze al Signore per il Papa e per la Chiesa. Non voglio fare il purgatorio, voglio andare dritto in paradiso». Parlava così, ricordiamolo, un ragazzo di 15 anni, rivelando una sorprendente maturità cristiana che ci stimola e ci incoraggia a prendere sul serio la vita di fede. Carlo suscitava poi grande ammirazione per l'ardore con cui nelle conversazioni difendeva la santità della famiglia e la sacralità della vita contro l'aborto e l'eutanasia. Il novello beato ancora rappresenta un modello di fortezza, alieno da ogni forma di compromesso, consapevole che per rimanere nell'amore di Gesù è necessario vivere concretamente il Vangelo, anche a costo di andare controcorrente. Egli ha fatto veramente sue le parole di Gesù: «Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi». Questa sua certezza di vita lo portava ad avere una grande carità verso il prossimo, soprattutto verso i poveri, gli anziani soli e abbandonati, i senza tetto, i disabili e le persone che la società emarginava e nascondeva. Carlo era sempre accogliente con quanti erano nel bisogno e quando, andando a scuola, li incontrava per strada, si fermava a parlare, ascoltava i loro problemi e nei limiti delle sue possibilità li aiutava. Carlo non si è mai ripiegato su se stesso, ma è stato capace di comprendere i bisogni e le esigenze delle persone nelle quali vedeva il volto di Cristo. In questo senso, ad esempio,
non mancava di aiutare i compagni di classe, in particolare quelli che erano più in difficoltà. Una vita luminosa, dunque, tutta donata agli altri come il pane eucaristico. Cari fratelli e sorelle, la Chiesa oggi gioisce perché in questo giovanissimo beato si adempiono le parole del Signore: «Io ho scelto voi e vi ho costituito perché andiate e portiate molto frutto». E Carlo è andato ed ha portato il frutto della santità, mostrandolo come meta raggiungibile da tutti e non come qualcosa di astratto riservato a pochi. La sua vita è un modello particolarmente per i giovani, a non trovare gratificazioni soltanto nei successi effimeri, ma nei valori perenni che Gesù suggerisce nel Vangelo, vale a dire mettere Dio al primo posto nelle grandi e nelle piccole circostanze della vita e servire i fratelli, specialmente gli ultimi. La beatificazione di Carlo Acutis, figlio della terra lombarda e innamorato della terra di Francesco d'Assisi, è una buona notizia, un annuncio forte che un ragazzo del nostro tempo, uno dei tanti, è stato conquistato da Cristo ed è diventato un faro di luce per quanti vorranno conoscerlo e seguirne l'esempio. Egli ha testimoniato che la fede non ci allontana dalla vita, ma ci immerge più profondamente in essa, indicandoci la strada concreta per vivere la gioia del Vangelo. Sta a noi percorrerla, attratti dall'esperienza affascinante del beato Carlo, affinché anche la nostra vita possa brillare di luce e di speranza. Beato Carlo Acutis, prega per noi. Fratelli e sorelle carissimi, in comunione con tutta la Chiesa, professiamo la nostra fede. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne
e la vita eterna. Fratelli e sorelle carissimi, mediante la fede del battesimo siamo diventati tempio vivente del Signore e suo popolo sacerdotale. Rivolgiamo a Dio la nostra preghiera per la crescita della Chiesa e per la salvezza di tutti gli uomini. Noi ti preghiamo. Per il Santo Padre Francesco, chiamato ad essere segno di comunione nella Chiesa, perché illuminato dallo Spirito, guidi il popolo di Dio all'adesione convinta a Cristo Signore, preghiamo. Noi ti preghiamo, ascoltaci. Perché la Chiesa testimoni la gioia di vivere per Cristo e non cessi mai di annunciare con coraggio il Vangelo dell'amore a tutti gli uomini. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per il nostro Vescovo Domenico e il suo presbiterio, per il Cardinale Agostino, rappresentante del Santo Padre, e i Vescovi qui presenti, perché spingano il gregge loro affidato ad amare Dio sopra ogni cosa e servire i fratelli nella carità di Cristo. Noi ti preghiamo, ascoltaci. Per i devoti e gli amici di tutto il mondo, del beato Carlo Acutis, perché sul suo esempio, mettendo l'amore di Dio al di sopra di tutto, possano sperimentare la bellezza della vita anche attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione sociale più evoluti. Per i giovani, perché per intercessione del beato Carlo Acutis sappiano vivere come originali e non come fotocopie e abbiano il coraggio di fare scelte impegnative al servizio della Chiesa e della società. Noi ti preghiamo. O Dio, che nella vita del beato Carlo hai mostrato le insondabili ricchezze dell'Eucaristia e lo hai reso esempio per i giovani e testimone di misericordia verso i poveri, concedi anche a noi, per sua intercessione, di vivere sempre uniti a te e di riconoscerti nei fratelli che incontriamo sul nostro cammino, per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo ed un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Beato Carlo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, il Cardinale Agostino che presiede questa liturgia, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua risurrezione. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.
liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Nel rispetto delle norme di precauzione sanitaria, do alcune indicazioni per ricevere la Santa Comunione. Nessuno si muova dal proprio posto, sia all'interno delle basiliche come sulle piazze. Sarete raggiunti dai ministri. Toglierete la mascherina soltanto nel momento in cui ricevete la comunione. Coloro che desiderano fare la comunione possono rimanere in piedi.
Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. L'anima mia magnifica il Signore. Non ci sono che le parole di Maria per dare adeguatamente, per dire adeguatamente la nostra gioia. Oggi il cielo si è fatto più vicino. Quell'autostrada eucaristica che Carlo amava percorrere in velocità per arrivare al cielo, oggi egli l'ha percorsa in senso inverso per tornare a noi col volto raggiante di beatitudine. Grazie al Signore che ha fatto cose tanto belle nella sua breve ma intensa vita. Grazie a Papa Francesco che ha fatto questo regalo alla Chiesa riconoscendo in Carlo un modello di santità, soprattutto per i giovani. Grazie al Cardinale Agostino, che lo ha rappresentato in questa celebrazione. Grazie ai genitori di Carlo, Andrea e Antonia, che hanno accolto nella loro vita questo dono dall'alto, quale un figlio per tutti i genitori, e hanno rispettato e assecondato il suo cammino di santità. Grazie alla Chiesa di Milano, che lo ha accompagnato nella crescita umana e spirituale, introducendo la causa che oggi lo ha portato agli onori degli altari. Grazie alla postulazione e all'Associazione Amici di Carlo, che hanno preparato questo giorno radioso, e a quanti hanno curato con amore lo svolgimento di questa celebrazione. Grazie ai confratelli vescovi delle chiese umbre, che specie con la pastorale giovanile si sono attivamente coinvolti. Grazie alla fraternità del Sacro Convento, alle alte fraternità francescane, alle comunità parrocchiali di Assisi per la disponibilità generosamente mostrata. Grazie all'amministrazione comunale, alla regione, alla provincia, alle autorità civili, alle forze dell'ordine, ai volontari per l'attiva collaborazione. Grazie agli operatori della Curia diocesana che si sono dedicati senza risparmio di energie. Grazie a tutta la comunità di Assisi, nella quale Carlo è venuto a respirare la spiritualità di Francesco, trovando poi riposo con i suoi resti mortali nel santuario della spogliazione. Qui, per un disegno provvidenziale, Francesco e Carlo sono ormai indissociabili. Al di là delle distanze del tempo e della diversità delle figure, alcuni fili d'oro li uniscono. Il programma di vita di Carlo, essere sempre unito a Gesù, il suo amore per l'Eucaristia, la sua devozione per la Vergine Santa, il suo farso amico dei poveri, tutte cose che lo avvicinano alla spiritualità del poverello. Entrambi ci invitano a vivere secondo il Vangelo. Oggi la Chiesa di Assisi, Nocera e Gualdo esulta in sintonia con la Chiesa di Milano e con i pellegrini venuti così numerosi pur nella contingenza della pandemia.
con l'intercessione di Carlo, imploriamo il Signore perché riduca i tempi di questa prova, così aspra per tutti, ma soprattutto per i più poveri, sempre meno capaci di difendersi. Proprio guardando a loro, quasi come sigillo di gratitudine all'evento odierno, la Chiesa di Assisi, attraverso il santuario della spogliazione, promuove oggi due segni di carità. Una mensa per i poveri nelle vicinanze del santuario e una iniziativa che guarda più lontano e vuole essere di stimolo al rinnovamento dell'economia. È il premio internazionale Francesco di Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità. Economia della fraternità. È una piccola risposta all'enciclica Fratelli Tutti che esattamente una settimana fa Papa Francesco ha firmato in questo luogo di grazia. Voglia Gesù, con l'esempio di Carlo, aiutarci a prendere sempre più sul serio la fede. Soprattutto i giovani possano trovare la strada della gioia vera, vivendo le bellezze di questa terra senza smettere di guardare al cielo. Viva Gesù, viva Maria, viva Carlo, con Gesù e Maria. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la santità della vostra vita. Andate in pace.